Gli amici della bici da 27 anni presenti a Brescia hanno presentato il proprio calendario di iniziative del 2016 e ciò che subito si palesa ai nostri occhi sono una serie di meravigliosi tour per il centro, per la provincia e all'estero, manifestazioni volte alla mobilità sostenibile, al trascorrere del tempo in compagnia all'aria aperta e alla scoperta del nostro territorio. La maggior parte delle volte anche in modo innovativo e divertente. Ai nostri microfoni parla Antonella Schibuola, addetta stampa di FIAB Brescia, che ne illustra alcune e fornisce dettagli per conoscere il mondo di FIAB Brescia. Allora, quest'anno abbiamo delle novità, senz'altro gli appuntamenti classici che sono quelli dei bimbi in bici, della caccia al tesoro in bicicletta a gruppi e bici con gusto nell'ambito della settimana della mobilità sostenibile a settembre. E questi rimangono ormai, sono dei pilastri della nostra attività associativa. In più quest'anno abbiamo rinforzato le gite per quanto riguarda i bimbi, non soltanto bimbi in bici, ma altri due appuntamenti specifici proprio per poter raccogliere l'adesione sia dei bambini che delle famiglie e quindi questi si svolgeranno nella primavera e abbiamo già due appuntamenti nel pomeriggio, sabato pomeriggio. La cosa poi nuovissimissima di quest'anno sarà chatting and cycling e quindi andremo in bicicletta parlando in inglese. C'è un insegnante giovane, brava, esperta, che ci illustrerà la nostra città girando in bicicletta. Ci ha assicurato che non ci interroga alla fine, per cui andremo un po' più tranquilli con il cuore leggero. Sì, questo è uno dei capisaldi della FIAB nazionale, è sempre la scoperta e la valorizzazione del territorio, quindi indubbiamente quello che è nelle nostre vicinanze è sempre il nostro primo obiettivo, non tralasciando, come diceva, invece appuntamenti all'estero. Abbiamo una bellissima ciclovacanza in Borgogna, una settimana in autonomia, sono già aperte le iscrizioni, mi sa che saranno anche già chiuse perché i posti sono pochi. Ecco, abbiamo già la lista d'attesa, erano aperte ieri pomeriggio. E poi c'è anche il Bike Tour dell'Olio. Iniziativa che quest'anno vede la terza edizione, organizzata dai parchi dell'Adamello, dal Parco del Semino e dalle comunità montane insieme a FIAB. E quindi si parte proprio dal Tonale, si scende seguendo il percorso dell'Olio fino alla foce dell'Olio nel Po. E siamo ormai in prossimità di Mantova. Un percorso di 3 giorni abbastanza impegnativo, sicuramente meraviglioso sotto l'aspetto paesaggistico e di quello che possiamo incontrare nella nostra bella regione. Guarda come mettersi in contatto con noi, sicuramente tramite il nostro sito www.amicidellabicibrescia.it, la nostra pagina Facebook e l'ufficio Più Bici. L'ufficio Più Bici è presso l'URP, quindi esattamente sotto la loggia, Largo Formentone, il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 e il sabato mattina 9.30-12.30 tutto l'anno.